Bene, ritorniamo in diretta. Per chi si fosse messo in collegamento solo ora, ricordiamo che questa trasmissione è andata in onda in differita, è stata registrata questa mattina perché Dimitri aveva dei problemi per venire in diretta questa sera. Bene, andiamo a questo punto al programma che è previsto in palinsesto. Sono le 20:09, lo cominciamo con qualche minuto di ritardo. Il programma è Aboliamo le mafie, ci colleghiamo immediatamente con Marco Marchese, che dovrebbe essere già in linea, e aggiungiamo alla conversazione anche Gianni Colacione, che sarà colui che condurrà questo spazio. Ciao Marco, ci Eccomi. Buonasera, senti? Mi senti? Perfetto buonasera a te e ai nostri web ascoltatori. Marco, mi puoi mandare il video gentilmente? Ecco, sì, Ci era siamo? arrivato, è andato via, stai ritornando. Ciao Gianni, Eccolo qua. ecco, anche Gianni lo Salve. vediamo. Marco, dovresti mandarci il video che ancora non c'è, intanto favoriamo l'ingresso di Gianni Colacione in video e di Marco Marchese, per il momento solo in audio. Ecco anche Marco in video. Salutiamo il segretario di TV Radicale e il direttore di TV Radicale, che adesso terranno una bella rubrica, ormai diventata rubrica fissa di TV Radicale, lo sarà sempre: Aboliamo le mafie. Ecco, la parola a Gianni Colacione e Marco Marchese, e io sono qui in regia. Grazie Allora, Roberto. Marco, e a noi abbiamo, diciamo, tanto per fare un sunto molto rapido, intrapreso appunto questa rubrica partendo dal, come spunto, prendendo questo sito che tu hai aperto, relativo appunto all'approfondimento sulla questione mafiosa, che esordiva praticamente tra i suoi contenuti, diciamo, il primo di tra tutti i documenti postati erano appunto la relazione della Commissione Antimafia, che abbiamo preso in esame in un paio di puntate, se non sbaglio, Sì, questa è e la terza puntata di Aboliamo le questa è la mafie. terza puntata. Infatti, la commissione antimafia, che è presieduta da Pisanu, se non vado errato, che Esatto. praticamente nel frattempo che noi abbiamo intrapreso questa piccola rubrica, si è distinto in qualche modo all'interno del PDL, capeggiando praticamente, se così vogliamo dire, non dico una fronda, ma insomma, invitando il Presidente del Consiglio a fare un passo indietro, diciamo, distinguendosi in qualche modo un pochino da l'unanimismo che vi è all'interno della PDL, e peraltro anche suscitando qualche consenso tra altri, anche se è abbastanza timido, mi sembra. Una fronda che in qualche modo noi avevamo, non dico quasi previsto, ma insomma avevamo verificato dall'analisi appunto della relazione della commissione, che certamente c'era una presa di posizione abbastanza allarmata, ecco, tanto per non dire critica, che forse sarebbe improprio, allarmata sulla politica del governo relativa appunto alla lotta antimafia. Guarda Gianni, possiamo dire questo. Prima di tutto il presidente Pisanu, Beppe Pisanu, già ministro dell'interno nel trascorso governo Berlusconi e la legislatura, quella prima di Prodi, quella che durò 5 anni, peraltro. 2001, mi pare possibile. Sì, 2001-2006, poi se non sbaglio, aspetta, com'è che andà? No, vabbè, in ogni caso il trascorso governo Berlusconi, Beppe Pisanu fu il suo ministro dell'interno, fra l'altro un ministro dell'interno equilibrato, apprezzato, non si è assolutamente distinto per cose diciamo particolari, e a differenza magari del ministro dell'interno di adesso, Maroni, dove invece diciamo, molti aspetti della sua conduzione in questo ministero sono criticabili, soprattutto inerente alle politiche migratorie, diciamo così. E Beppe Pisanu si distingue in questi giorni per aver chiesto proprio in modo diretto un avvicendamento alla Presidenza del Consiglio. E guarda, io posso fare un po' una valutazione, cioè, Beppe Pisanu ha tutto quanto il diritto chiaramente di fare politica, di esprimere le proprie opinioni, di essere in contrapposizione a questo governo, di chiedere le dimissioni di Berlusconi, di chiedere che ci sia un altro governo e via discorrendo. Quello che però può essere facilmente contestato a Beppe Pisanu è un po' un mordente che non ha, cioè c'è una discrasia fra ciò che scrive e ciò che invece poi dopo dichiara e il suo comportamento. Allora, noi nelle due puntate precedenti abbiamo visto, no, la situazione della Commissione parlamentare antimafia
che è questa. Ha lavorato per circa 2 anni, è stata istituita dopo un anno dall'insediamento del governo con una legge istitutiva diciamo decente, molto buona, che ha affidato alla Commissione un mandato preciso, un mandato non soltanto di indagine per cercare di raccogliere dati e capire quello che è la penetrazione, quello che è il fenomeno mafioso in Italia, ma un'indagine, cioè la legge istitutiva ha affidato un qualcosa in più come compiti a questa commissione antimafia, vale a dire suggerire quelle che possono essere i provvedimenti normativi per meglio contrastare la mafia. In più ha assegnato un compito di valutazione e di vigilanza, per esempio sull'antiriciclaggio, sull'applicazione del carcere duro, no? Coloro che sono sottoposti al regime del 41 bis e tutta una serie di altre cose, una più importante dell'altra. Adesso siamo arrivati, cioè le commissioni quando arrivano a metà del loro mandato vengono rinnovate, cioè il Presidente della Camera rinnova la commissione, non ha sostituito praticamente nessuno, per cui va a confermare gli stessi componenti, anche perché hanno lavorato bene. Ci sono alcuni aspetti molto criticabili, adesso li affrontiamo, però è chiaro che viene presentata a questo punto la cosiddetta relazione di mezzo termine, cioè una relazione che a metà mandato fa un po' un riassunto di quelle che sono le attività e incomincia ad entrare dentro a questa indagine condotta per 2 anni, fatta di decine e decine di audizioni, di missioni e via discorrendo. E quindi arriva questa relazione riassuntiva delle attività. Questa relazione questa volta è stata, cioè, come giusto che sia, è affidata come relatore al Presidente, per cui il Presidente la propone alla Commissione può emendarla su alcuni aspetti, fa un dibattito e poi l'approva. Questa è una di quelle commissioni dove, essendo che è una Commissione parlamentare antimafia, dove non dico richiesta, perché non è così, però dove è molto opportuna l'unanimità. È molto grave se una commissione antimafia, un'indagine delicata di questo tipo, alle sue conclusioni, che siano di mezzo termine o che siano di fine legislatura, di fine mandato, dice, sarebbe molto grave se ci fosse una relazione votata a maggioranza e una relazione di minoranza. Nella storia della commissione antimafia è successo anche questo. Però questa è una di quelle commissioni dove effettivamente è richiesta l'unanimità. Gianni, proprio a livello tecnico ti chiedo, dai tu un'occhiata alla chat, perché altrimenti Sì, io mi devo girare sull'altro computer e va non è bene, una va cosa bene. molto, molto elegante per i web ascoltatori. Quindi D'accordo. dico, adesso Pisano ha presentato la sua bozza, la relazione di mezzo termine che ha presentato Pisano ha abbracciato, cioè, i lavori su questa relazione, ecco, adesso incominciamo ad entrare alla parte criticabile dell'attività della Commissione Antimafia. I lavori sono incominciati a metà maggio. Noi siamo oggi aiutami, 18 di settembre, ok? Sì, Ancora non sì. abbiamo la relazione approvata, cioè giugno, luglio, agosto, settembre, ci sono 4 mesi pieni. In 4 mesi ancora la Commissione non è riuscita ad approvarla la relazione di mezzo termine, quindi questo è un aspetto criticabile. Perché non è riuscita? Perché ci sono stati dei problemi politici? No, perché già da come si è snodato il dibattito, adesso noi fra poco incominceremo ad affrontare proprio la storia del dibattito, no? Ci faremo proprio una Sì. disamina di tutti gli interventi in commissione con alcune valutazioni, eccetera, Sì, eccetera. volevo infatti poi dopo sollecitarti su un intervento di Ligotti che sta con che dopo ne Ah, parliamo. Ligotti, sì, ne parliamo dopo, tu interrompimi quando vuoi. Quindi voglio dire, problemi politici non ce ne stanno. Da come si è snodato il dibattito, a parte voglio dire proprio una certa contrarietà sulla forma dell'onorevole, no, del senatore, se non sbaglio, Saltamartini dell'UDC, tutti gli altri unanimemente hanno apprezzato, quindi maggioranza e opposizione, hanno apprezzato tutti il lavoro di Pisano. Quindi è giusto che ci sia un giusto dibattito, un giusto spazio, no? Però le sedute che sono state dedicate, sono state fatte per l'approvazione di questa relazione che è importantissima, no? L'abbiamo letta, l'abbiamo commentata, praticamente paragrafo per paragrafo nelle ultime
due puntate e abbiamo visto quello che c'è scritto, cioè una cosa più importante dell'altra, ma nel senso peggiore del termine, ciò vale a dire che la situazione, il condizionamento della mafia in Italia è qualcosa veramente di molto grave ed è una situazione veramente allarmante. Allora, da una parte noi abbiamo questo allarme che viene scritto in questa relazione, quindi viene denunciato tutto e la situazione è veramente grave e allarmante. Dall'altra parte però c'è questa discrasia, c'è la commissione per approvare questa relazione, in 4 mesi ancora non c'è riuscita, molto probabilmente arriverà all'approvazione nella seduta della settimana prossima, se non sbaglio martedì o mercoledì, quindi il 20 e il 21 di settembre, io ho un calendario qua, 20 o 21 di settembre se non sbaglio è convocata, anzi se tu magari hai il computer davanti, ah vabbè però è difficile arrivare al link pure della commissione perché loro non sanno fare molta comunicazione, cioè sfido chiunque al primo colpo ad arrivare al sito della commissione antimafia, cioè bisogna girare sul sito della Camera, sul sito del Senato non c'è un collegamento diretto, nemmeno su quello della Camera. Però bisogna andare. Ah, forse questa è una cosa anche un po' voluta. Ma guarda, se sia una cosa voluta è un controsenso, no? Loro dovrebbero dare la massima pubblicità ai loro lavori e invece ecco c'è questo difetto di comunicazione. Ma guarda, il difetto di comunicazione è un po' generale, sai perché? La Camera ha il suo sito www.camera.it, il Senato ha il suo sito www.senato.it, gli organismi parlamentari dovrebbero stare, no? Essendo che sono organismi parlamentari, dovrebbero stare nell'uno e nell'altro sito e invece no, utilizzano il vecchio sito della Camera dei Deputati che è www.parlamento.it. Quindi tu, se non sai che gli organismi parlamentari stanno su www.parlamento.it, fai la Madonna Pellegrina che sta lì a girare i siti di Camera e Senato e non riesci a riesci a trovare l'ordine del giorno, però non riesci a trovare proprio il sito dove ci sono i lavori, no? Tu fai il pellegrino e non lo trovi. Cioè devi sapere, oppure devi incappare in qualche link del motore di ricerca che poi ti fa intuire che gli organismi parlamentari sono raccolti sul sito www.parlamento.it e poi una volta che lo sai entri su www.parlamento.it, lo individui subito il sito della Commissione Antimafia. Ma tu dici come? Un organismo così importante, cioè dovrebbe avere addirittura un sito a sé stante, poi oggi fior di consulenti, cioè lì pagano... Marco, se mi permetti, volevo fare una piccola digressione, volevo dire che questa sarebbe la politica della comunicazione che dovrebbe fare concorrenza all'informazione che da tempo fa Radio Radicale con i lavori parlamentari. Scusami, non ho capito bene. Volevo dire che questa politica della comunicazione sarebbe sì. Quella che dovrebbe fare concorrenza a Radio Radicale per quanto riguarda l'informazione parlamentare, cosa che fa in modo egregio Radio Radicale da... Ma figuriamoci, se tu vai sul sito di Radio Radicale e digiti nel motore di ricerca Commissione Antimafia, track, trovi praticamente la storia della Commissione Antimafia con tutti quanti i documenti in audio e le registrazioni, ma voglio dire da tantissimi anni, adesso non oso dire da quanto, ma almeno da 3, 4, da 5 legislature, da quando la Commissione Antimafia c'è, o giù di lì le registrazioni ce l'abbiamo nell'archivio di Radio Radicale, quindi... Figuriamoci, invece, loro che dovrebbero fare uno sforzo, visto che trattano una materia così importante, per agevolare la comunicazione, invece tu, ripeto, devi fare il pellegrino per andare a scavare, andare a vedere dove è sto sito. Poi anche sul sito, un'altra parte criticabile, loro lo aggiornano con metodo, con puntiglio, il sito è molto semplice, senza effetti speciali, e questo va bene. Io anzi sono un fautore dei siti internet asciutti, soprattutto quando... il valore e il contenuto e non la parte scenografica, no? Però lo aggiornano con una lentezza incredibile, cioè i documenti scenografici qua ci impiegano un mese e mezzo per essere pubblicati, quindi tu stai lì ad aspettare veramente settimane se ti serve da avvicinare un documento. Ma torniamo un po', facciamo un passo indietro e parliamo di questa discrasia fra l'importanza della relazione e il fatto che a distanza di 4 mesi ancora non è approvata. Verrà approvata probabilmente perché il dibattito è stato dichiarato chiuso nell'ultima seduta di Commissione Antimafia che si è tenuta il 20 luglio. 20 luglio, Gianni, ricordi sì. Bene questa data. Allora, 20 luglio si è tenuta l'ultima riunione, l'ultima seduta di Commissione Antimafia dal 20 luglio. Allora, adesso è stata convocata per il 20 o il 21 di settembre, comunque nella prossima settimana. Il 20 luglio è stato dichiarato chiuso il dibattito generale, per cui
nella prossima seduta ci saranno le dichiarazioni di voto, presumibilmente il voto, perché all'ordine del giorno c'è proprio questo qui, no? Seguito della discussione sulla relazione di mezzo termine, comunque ha una definizione un po' più articolata. Bene, quello che io contesto sui lavori della Commissione è questo. Allora, noi siamo adesso, no, viviamo nel nostro paese un momento di crisi profonda. È assolutamente giusto che i problemi che ci sono, il rischio che possiamo anche paventare di un default oppure di problemi che potrebbero raggiungere la gravità della Grecia nelle settimane e nei mesi prossimi, è giusto che polarizzi tutto il dibattito politico e che tutti gli sforzi vengano concentrati là. Ma dico io, possibile che dal 20 di luglio ci vuole e si è esaurito questo dibattito per fare una seduta che dura un paio d'ore, dobbiamo aspettare il 20 di settembre per l'approvazione di un documento così importante? Parlare di mafia in un contesto economico come quello attuale non è diciamo un vezzo oppure un qualche cosa di peregrino. Mi spiego. Nei momenti di crisi la mafia stappa le bottiglie di champagne. Per quale ragione? Perché Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabrese, Camorra in Campania, Sacra Corona Unita per parte minore in Puglia. Poi ci sono i basilischi, però quella lì forse è veramente più una tradizione che diciamo una mafia organizzata in sé. In Basilicata, queste diciamo sono le maggiori. Perché stappano le bottiglie di champagne? Perché hanno liquidità. Nei momenti di crisi dove ci sono gli imprenditori che falliscono uno o che rischiano di fallire uno dopo l'altro, allora l'usura festeggia e la fa da padrona. La fa da padrona perché in questo momento abbiamo una stretta fortissima sul credito delle banche e allora il rischio di entrare in usura è fortissimo. Io non so se avete notato, questo qui lo dico anche ai nostri web ascoltatori e quelli che poi ci seguiranno su internet come TV on demand oppure offline, chiamatela come volete, insomma, quando poi andrete ad ascoltare i nostri video e li potrete anche scaricare sul sito internet, no? Non so se avete notato che da un paio d'anni a questa parte c'è una vera e propria proliferazione di quei, chiamiamoli negozi, non lo so come definirli, compro oro, che stanno dappertutto, cioè prima erano rarissime, adesso stanno dappertutto. Sì. E anche la Commissione Antimafia si è soffermato su questo fenomeno qui, perché è un fenomeno dove ci sono evidenze e inchieste che provano che dietro ci sono dei fenomeni mafiosi, perché sono quelli che hanno la capacità attraverso questi compro oro anche di riciclare. Ma sì, al di là del riciclaggio, il momento di crisi è un'opportunità per le mafie, perché attraverso l'usura non solo fanno dei guadagni stratosferici, perché l'usura, chiaramente il tasso usurario, cioè ti do 100 e me ne devi dare il doppio nel giro di poco tempo. Ma l'usura in sé, il core business dell'usura, non è avere il tasso di interesse, che comunque è un forte guadagno ed è un guadagno per le mafie, ma l'obiettivo dell'usura è quello di acquisire le aziende, perché attraverso le aziende poi dopo le mafie riciclano il denaro sporco che viene da tutte le attività che loro fanno, dove c'è una liquidità fortissima. Se pensiamo che in Italia, poi a partire dalle 21, quando finiremo questa puntata di Abolire le Mafie, con Claudio Esterzi ci occuperemo di antiproibizionismo, ma focalizzeremo la trasmissione sulle dichiarazioni antiproibizioniste di Macri. Macri adesso è procuratore generale della Corte d'Appello ad Ancona, però è stato procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Quindi di 'Ndrangheta, di mafie, ne sa molte. Adesso mettiamo da parte i suoi pensieri antiproibizionisti. Macri è stato intervistato da Klaus Davi, che io lo trovo molto antipatico, però ha un canale YouTube con delle interviste che fa parlare molto di sé, perché sono delle interviste anche fatte bene. Io mi sono scaricato questa intervista, l'ho ascoltata 3 volte e devo dire che è anche bravo a farle. Poi ma comunque è una cosa, è diciamo la suggestione personale, è una cosa
è una professionalità che ci si mette nel fare il proprio lavoro, sono due cose separate. Ed è una buona professionalità, devo dire, perché l'intervista è fatta veramente bene. Cioè Macri ci dà dei dati e dice: vedete che l'Eurispes nel suo rapporto 2011, che il suo rapporto Italia, no, che si riferisce al 2010, no, l'Eurispes ha fatto un po' le pulci dopo che nel 2008 fece le pulci valutando il fatturato dell'Andrangheta, no, e fu una valutazione sconvolgente, 44 miliardi di euro all'anno. Adesso l'Eurispes ha fatto una valutazione del fatturato delle mafie nel suo complesso. Il fatturato delle mafie, Macri lo cita attraverso questo rapporto annuale dell'Eurispes, 180 miliardi all'anno in crescita. Il peso del narcotraffico, dello spaccio della droga, no, di provento, più che dello spaccio della droga, proprio del narcotraffico nel suo complesso, perché poi è molto articolato anche questa vicenda del narcotraffico. Ci sono tante le fonti di guadagno da parte delle organizzazioni mafiose, e circa il 60%, per cui le mafie hanno il problema di come poter riciclare, quindi come poter far entrare nel circuito legale 100 miliardi di euro all'anno solo sul narcotraffico, che è una cifra assolutamente spaventosa. Tu devi pensare, ecco, 180 miliardi, il volume d'affari complessivo lordo delle mafie è qualcosa che adesso è arrivato al 13-14% del prodotto interno lordo italiano, poiché il prodotto interno lordo italiano è poco, 1650 miliardi di euro all'anno. Quindi se noi abbiamo questa che è la più grande azienda italiana, le mafie, e se pensiamo che ci sono queste enormi liquidità ogni anno che loro hanno, il cui problema maggiore è proprio riciclare, capirei bene che in un periodo di crisi così profonda è un'opportunità spettacolare per le mafie acquisire aziende. Ci sono interi settori. E infatti, Marco, se posso interromperti un attimo, proprio su, certo, questa cosa che è molto in linea, io infatti volevo sollecitarti su questa cosa che diceva il Ligotti, ed erano alcuni, sì, tratti che tu avevi, tra altre cose, molto ben sottolineato nel tuo sito. E alcune parole praticamente molto importanti recitano in questo modo, le vorrei leggere anche per coloro che ci stanno seguendo. Dice Ligotti: non esiste settore dell'economia che non sia contaminato dalla presenza criminale. Il nostro quindi è un bilancio estremamente negativo. Ogni anno scopriamo qualcosa di nuovo che si aggiunge. Il modello si estende e non è un settore particolare ad essere preda delle organizzazioni criminali. Poi ci arriva appunto una dichiarazione veramente, secondo me, inquietante, che dice: siamo arrivati a una situazione estremamente grave. Dunque, no, non è questa, no, ecco qui, queste frasi qua: la nostra economia è così, è ormai impregnata e infetta al punto paradossale che si potrebbe dire che senza le organizzazioni criminali e senza l'economia da queste ultime gestite, tutta l'economia del paese entrerebbe in crisi. Cioè, in qualche modo siamo dipendenti economicamente anche da questo tipo di economia sommersa e che si richiama ad organizzazioni criminali. Ma guarda, io sono d'accordo con quello che scrive Ligotti. Guarda, dai un'occhiata alla chat, forse c'è qualcosa. Ho dato con la coda nell'occhio, poi magari mi interrompi, sì, dopo, e mi dici se c'è, sì, qualche domanda alla quale rispondere. Allora, quello che dice Ligotti è, diciamo, ha un fondo concreto di verità, anche perché il senatore Ligotti si è occupato, fra l'altro, in uno dei vari comitati, 7 se non ricordo male sono i comitati insediati proprio nella stessa commissione antimafia, uno poi dopo ha una propria specializzazione, lui si è occupato del gioco, praticamente del gioco clandestino, del gioco legale e illegale in Italia, e ha tirato fuori nel giro di poco, in questi 2 anni, 2 relazioni, una recentemente e un'altra proprio che è stata approvata anche questa all'unanimità nel mese di luglio, proprio nell'ultima seduta prima della pausa estiva in commissione antimafia, dove il senatore Ligotti, cioè lo studio che ha fatto il comitato, ha raggiunto la conclusione che gli introiti da parte delle mafie sul gioco legale e illegale, le mafie guadagnano solo su questo 50 miliardi di euro. Chiaro che
da questo dato è uscito fuori anche un substudio, e poi il Censis ha fatto uno studio più complessivo per la Commissione Antimafia che ha fornito dei dati un po' più precisi, e quindi è facile che da tutta questa mole di dati raggiungere la conclusione che ogni settore ha dei punti di infezione. E dire però che se dall'oggi al domani l'economia mafiosa venisse spazzata immediatamente, cioè, non lo so, tiriamo fuori una legge, ammettiamo che con la bacchetta magica potessimo avere la certezza di avere proprio l'elenco di tutte le attività dei mafiosi, le imprese che sono, diciamo, il frutto di attività di riciclaggio. E fantastichiamo un po' con la testa, diciamo, domani mattina esce fuori una legge dove noi possiamo prendere e spazzare via, chiudere tutte quante queste attività. Certo, l'economia italiana subirebbe un contraccolpo notevole nell'immediato. Io non penso però che l'economia italiana sia dipendente dall'economia mafiosa, perché poi l'imprenditoria è molto veloce ad occupare gli spazi, è velocissima quella mafiosa, ma veloce anche quella legale. Mi voglio spiegare meglio. Ci sono dei settori e zone del paese, in Sicilia, in Calabria, in Campania, no? Penso per esempio al ciclo del cemento, che sono direttamente o indirettamente controllate e egemonizzate quasi completamente dalle consorterie mafiose. E se domani mattina dovessero chiudere tutti quanti i cementifici, ma magari accadesse questo qua, magari l'edilizia si fermerebbe per 15 giorni, per un mese, ma poi ci sarebbero gli imprenditori, voglio dire, quelli sani, quelli legali, che occuperebbero ben volentieri questi spazi. Quindi diciamo che questo che dice il senatore Ligotti è un po' una suggestione per rendere bene un concetto, però io non credo, a parte che è impossibile far chiudere tutte le attività gestite dai mafiosi, le attività, parlo quelle nascoste da attività legali, no? Per cui, che ne so, certo, le attività turistiche, i bar, i ristoranti, le pizzerie, i cementifici, i compro-oro, piuttosto che tutta un'altra serie di attività nel commercio. Guarda, devi sapere che ci sono paesi, ad esempio in Calabria, dove non ci sono attentati, non esistono proprio le estorsioni, cioè non esiste proprio il racket delle estorsioni, nel senso che nei negozi non va nessuno a chiedere il pizzo. E in più, a Lamezia Terme, per esempio, Lamezia Terme ha la via centrale, se tu vieni lì, cioè, allora, in tutta Italia tu vai nelle città, i negozi hanno le vetrine, però quando chiudono abbassano proprio la classica saracinesca, no? Sono veramente pochi quelli che lasciano, chiudono il negozio e resta la vetrina così aperta, esposta, se vogliamo, tranne che a Lamezia Terme. Cioè, alla Lamezia Terme non ci sono problemi, perché quei negozi non li tocca nessuno. Su molte vie di Lamezia Terme il racket dell'estorsione non esiste, anche in altri punti della Calabria. Sai per quale motivo? È perché sono tutti loro. Quindi il pizzo, cioè, a chi lo vai a chiedere il pizzo? Se lo chiedono a loro stessi. E ci sono zone dove purtroppo le mafie sono riuscite ad acquistare tantissime attività commerciali, tanto che effettivamente ci sono zone dove il pizzo non esiste, perché altrimenti dovrebbero chiedere il pizzo a loro stessi. Quindi tu praticamente, Marco, sostieni praticamente l'ipotesi che questi settori dell'economia che sono in mano appunto a queste organizzazioni, qualora in ipotesi cessassero, poi in realtà la forza lavoro verrebbe riciclata in un altro settore, insomma, che magari sempre nell'ipotesi positiva è per il momento fantasiosa di un'economia legale, insomma. Guarda, il rischio che vengano spazzate via di colpo, frontalmente, tutte, subito, non c'è, per cui se noi riuscissimo a battere il fenomeno mafioso in Italia, comunque, se riuscissimo, quindi io utilizzo questa cosa, non è che quando riusciremo, no, se riuscissimo, perché per i dati che vengono fuori le previsioni non sono talmente rosee, le mafie ce le terremo ancora per parecchi decenni sul groppone. Ma in ogni caso, se riuscissimo a battere il fenomeno mafioso, in ogni caso, se riuscissimo a frenare il riciclaggio attraverso l'introduzione dei capitali neri nel circuito legale, questo è un processo che
avverrà e avverrebbe molto lentamente, quindi ripercussioni non ce ne sarebbero. Ripeto, quello che dice il giustamente il senatore Ligotti è una cosa, è una suggestione che serve per far capire l'entità del fenomeno, però il rischio che l'economia italiana venga destabilizzata dalla lotta alle mafie, anzi togliamocelo proprio dalla testa, perché poi qualcuno poi domani mattina incomincia a dire: oh, fermiamoci tutti, non la combattiamo troppo velocemente sta mafia, perché altrimenti poi dopo abbiamo delle ripercussioni economiche e in un momento come questo non ce lo possiamo permettere. Quindi spaziamo via il campo da queste suggestioni e da queste fantasticherie, perché quello del senatore Ligotti, diciamolo subito, è una suggestione ed è un esempio per far capire quanto è grave il fenomeno in questo momento. E c'è qualcosa dalla chat? Sì, io attendo delle domande che non è che forse me ne sono perse e adesso io lo stimolo a ripostarle. Informazioni di servizio. Sì. Mi servirebbe appunto la domanda formulata con il punto interrogativo, perché io sto seguendo la diretta, poi seguo la chat, così la individuo subito e te la posto. Intanto nel frattempo appunto che la posta, no? Io volevo sempre sollecitarti, seguendo appunto come Canovaccio appunto questo intervento di Ligotti, che entra, diciamo, in qualche modo timidamente, ma insomma, in disaccordo con un'affermazione che faceva Falcone. E là, nella relazione, Ligotti sempre dice: a seguito di quello che io ti ho prima letto, relativamente a quella parte di allarmistica, se così vogliamo dire, sull'economia in mano alle mafie, e appunto dice Ligotti: la politica riesce ad affrancarsi da questa contaminazione, da questa infezione? La politica deve riuscire a vincere questa sfida, ma per riuscirci serviranno anni. Mi dispiace fare questa affermazione proprio oggi che ricorre l'anniversario dell'uccisione, del sacrificio, ma secondo me Giovanni Falcone sbagliava nel sostenere che la mafia, come tutte le cose umane, è destinata a finire. A mio giudizio è un'analisi sbagliata, perché la mafia non finirà fino a quando troverà la possibilità di lucrare anche attraverso le compiacenze e le collusioni. Quindi in qualche modo, poi insomma viene dall'IDV Ligotti, quindi indicativo che in qualche modo entra un pochino in disaccordo con questa affermazione di Falcone, che evidentemente, adesso io non la conoscevo, evidentemente considerava questo fenomeno come un qualcosa che avrebbe avuto un ciclo quasi vitale, che poi... Ma guarda, c'è un famoso aforismo che è stato lasciato alla storia da parte di Giovanni Falcone, che è proprio questo, no? Falcone... Adesso forse si è perso pure la memoria del momento esatto in cui lui disse questa cosa, o forse era qualcosa che diceva correntemente, questo non mi sovviene, non mi ricordo. In ogni caso la citazione, o meglio l'aforisma, è questo: Falcone diceva che come tutte le cose umane, come tutte le questioni umane, come tutte le cose umane, utilizzava proprio questa parola, anche la mafia ha un inizio, c'ha, diciamo, una sua esistenza e avrà comunque una fine. Quindi Ligotti anche in questo caso, in questo suo quadro allarmistico, voleva porre l'accento su questo, di giocare forse Falcone, visto la situazione attuale, cioè lui ha avuto grandissimi meriti e grandissimi successi su Cosa Nostra, il maxi processo e tutto quello che è avvenuto in quegli anni, tant'è vero che è stata talmente dura la lotta e i colpi inferti a Cosa Nostra che la reazione da parte di Totò Riina fu poi dopo esageratamente sproporzionata, e addirittura il tiro fu alzato così tanto che si arrivò al periodo stragista, no? Al periodo stragista che è incominciato proprio con la bomba che ha ucciso il giudice Falcone, poi dopo Borsellino, poi la famosa tra virgolette trattativa Vito Ciancino, sì, che le bombe a Firenze, di Firenze, di Roma, di Milano, insomma è stato un periodo molto brutto. E in ogni caso Falcone era convinto di questa cosa qua, che come tutte le cose umane hanno un inizio, poi hanno un ciclo e come se fosse qualcosa di biologico hanno poi dopo una fine. Senatore Ligotti nel suo pessimismo analizzata la situazione, che poi io non è completamente pessimista l'analisi del senatore Ligotti, perché ha posto una condizione, io dicevo forse l'analisi di Giovanni Falcone era sbagliata, ma in ogni caso il senatore Ligotti ha lasciato quello spiraglio nel dire: se però riusciamo a scardinare, no, il condizionamento che la mafia ha sulla politica, allora il discorso è diverso. E poi
La storia è vero che non si ripete mai, però la storia insegna. Se la politica mettesse lo stesso impegno nella lotta alla mafia, lo stesso impegno che ha messo nella lotta al terrorismo, allora sì, potremmo raggiungere. Cioè, noi possiamo tranquillamente affermare in Italia, con tutti gli errori che ci sono stati, le storture, i problemi, cioè il terrorismo è stato battuto dallo Stato. Eppure ci sono stati anni dove erano anni veramente brutti, cioè ogni più volte a settimana c'erano persone che subivano attentati da parte di tutte quante le frange terroristiche che hanno operato in Italia. Eppure questo fenomeno lo Stato è riuscito a batterlo. Anche qui c'è una forte discrasia, una contraddizione, no? Cioè, la mafia uccide abbastanza spesso. In Calabria, ad esempio, dall'inizio dell'anno c'è un morto ammazzato più o meno ogni 3 giorni. Tu ne senti parlare? Ma che? Però, ecco, quando c'era un morto ammazzato ogni 3 giorni, per quanto riguarda, cioè, che derivava dal terrorismo, si è mobilitato tutta la politica per anni, si sono mobilitate le procure e si sono fatte le indagini, si sono arrestati i colpevoli, si sono scoperte le organizzazioni e in più nel paese sono stati introdotti anche gli anticorpi politici per fare in modo di togliere quello che Pisano, ad esempio, per la mafia chiama il brodo di coltura, no? Di cultura, sì. Di cultura delle mafie. Nell'espressione di Pisano, ma è stato inoculato nel tessuto sociale italiano proprio, sono stati inoculati gli anticorpi per il terrorismo. Oggi c'è sentir parlare della riorganizzazione delle Brigate Rosse oppure la riorganizzazione di un altro gruppo terroristico è una cosa che fa quasi sorridere, intimorisce, no? Però sì. Fa quasi sorridere perché comunque questi anticorpi hanno lavorato bene e oggi non ci sono proprio le basi per la riorganizzazione della lotta politica armata. Lo stesso impegno andrebbe messo nelle mafie. Io adesso, guarda, vorrei un guarda, po'... se tu hai un attimo, volevo postarti dalla chat una domanda che ci pone appunto un nostro web ascoltatore che si presenta come discutere e dialogare, questo è il suo nick. E allora praticamente lui propone, in modo abbastanza, vabbè, insomma, poi dopo lo commenterai tu, l'idea sarebbe aboliamo i soldi così vediamo che mangia la mafia, o no? C'è una possibilità di colpire la mafia nella penetrazione degli stati sociali? Questa qua è una seconda domanda di Darietto. La prima è discutere e dialogare, appunto propone di abolire i soldi per vedere poi che cosa mangerebbe la mafia. Poi Darietto pone... C'è la possibilità di colpire la mafia nella penetrazione degli strati sociali? Allora, Darietto cosa dice? C'è la possibilità? Di colpire la mafia nella penetrazione degli strati sociali. Ma allora, partiamo dalla domanda di Darietto. Cioè, colpire la mafia, sì, la risposta è assolutamente sì. Tant'è vero che per poter incominciare a inoculare quei... come dicevo prima, no? gli anticorpi nei tessuti sociali per battere la mafia, la prima cosa che bisognerebbe fare è assoldare una schiera di maestri che incominciano a lavorare dalle scuole elementari, cioè proprio per creare la cultura della legalità. Adesso sarebbe anacronistico chiamarla nuovamente educazione civica, no? Però nelle scuole questa cosa qui, che io da che mi ricordo da un bel po' di anni fa, quando andavo a scuola, sta lezione di educazione civica era una cosa quasi misteriosa, una mezza palla, invece è un qualche cosa che andrebbe veramente rivalutato, cioè si deve partire da lì, negli strati sociali bisogna lavorare a partire dalle scuole, poi bisogna fare il lavoro. Un grande lavoro è stato fatto in Sicilia per quanto riguarda la ribellione sul pizzo e trovare soprattutto dei meccanismi normativi efficaci contro le mafie. Se noi pensiamo, ad esempio, che l'anagrafe, l'accesso da parte della Direzione Nazionale Antimafia all'anagrafe dei conti correnti, che è una banca dati, ci sono voluti per averla 18 anni, cioè è sconvolgente. Tu dici, perché è importante questa cosa? Ecco perché
non è solo un, il discorso culturale pesa e pesa tanto. Se lo vogliamo tradurre in termini percentuali, diciamo pesa un terzo, il famoso brodo di coltura, dove negli strati sociali c'è diciamo germoglia e fioriscono i fenomeni mafiosi. Allora ci dobbiamo occupare del welfare, perché chiaramente nelle regioni del sud, con dei tassi di disoccupazione giovanile del 50%, si va a nozze per le organizzazioni mafiose avere, voglio dire, la manovalanza spicciola che ti fa il viaggio a Milano per prendere un chilo di cocaina e portarlo a Palermo per spostare la marijuana da una parte all'altra, per portare in giro i carichi di eroina, voglio dire, sono centinaia, anzi sono alcune migliaia le persone che si occupano di queste cose qua. E chiaramente fino a quando nel sud ci sono le tasse di disoccupazione del 50%, è chiaro che per la mafia avere la manovalanza è facile. Ecco, questa è una penetrazione negli strati sociali. Così come creare la cultura della legalità, ma crearla nelle scuole, a partire dalle scuole elementari fino ad arrivare al master universitario. Anche questo qui significa togliere, cioè una sola di queste soluzioni non è risolutiva per il problema complessivo delle mafie, però serve ed è utile, perché ci vuole un'azione combinata per battere le mafie. Dicevo prima sul discorso dell'anagrafe dei conti correnti, no? Allora, ricordati comunque la domanda di discutere e dialogare, c'è un'altra domanda, ricordati. Ah, la domanda è quella dei soldi, sì, se ha problemi di soldi, sì, me la ricordo. Allora, volevo dire, no? L'anagrafe dei conti correnti, la Direzione Nazionale Antimafia, non lo so, vede, individua, ha il sospetto, ha degli elementi che Gianni Colacione è un mafioso. Allora, la prima cosa che tu vai a fare, vai ad indagare se Gianni Colacione è un mafioso, qual è? È andare a vedere uno, proprio terra terra, base base, quanti conti correnti ha. Perché? Se faccio un'indagine su Gianni Colacione e di conti correnti ne ha uno solo, è un discorso. Ma se Gianni Colacione di conti correnti ne ha 50 e poi acquista, che ne so, determinati servizi bancari, non lo so, ha acquistato 5 cassette di sicurezza, ha acquistato il servizio cassaforte che non conosce quasi nessuno, eppure c'è ed è disponibile da parte di tutte le banche. Tu sai che cos'è il servizio cassaforte, Gianni? No, illuminaci. Il servizio cassaforte nelle banche è un servizio, guarda, molto banale, dove tu ci vai a mettere il contante. Se tu c'hai 100.000 euro in contanti, perché puoi averli, non è un reato. Cioè, in Italia la normativa antiriciclaggio ti dice tu non puoi fare pagamenti superiori, adesso è stata ridotta a 2.500 euro in contanti. Esatto. E poi la normativa antiriciclaggio fissa la soglia di 15.000 euro per il discorso dell'alimentazione del dato nelle banche dati, per le segnalazioni sospette, se sono sospette, però questo è un discorso molto complesso e che lo possiamo affrontare in seguito. Però nessuno ti vieta di avere 100.000 euro, 50.000 euro in contanti a casa, dentro casa. Chiaramente è un rischio, un forte rischio. Allora io a pagamento posso acquistare questo servizio di cassaforte nella filiale bancaria, dove prendi il contante e lo vado a depositare là. Poi dopo, non lo so, mi servono 10.000 euro, mi piglierò questi 10.000 euro, me le metto in saccoccia e ci vado a fare una vacanza. Ci pagherò 1.000 euro il dentista, che cavolo ne so, lo utilizzerò per le spese che mi servono. Però non è reato avere forte soldi. Quindi Gianni Colacione, se c'ha un conto corrente e basta, è un discorso, ma se Gianni Colacione c'ha 30 conti correnti, il servizio cassaforte, 5 cassette di sicurezza, insomma, fa la differenza, no? Adesso, questa banca dati, una banca dati che c'è già da diversi anni, che serve, diciamo, più al fisco, cioè la Direzione Nazionale Antimafia ha impiegato anni nel dire, oh, a me mi serve sta cosa qua, perché se Gianni Colacioni io ho il sospetto che è mafioso, per sapere se ha dei rapporti bancari e con chi ce l'ha, io devo scrivere a tutte le banche. E allora partivano, poi siccome i messi, no, quelli che vanno a fare le notifiche, non è che poi si impegnano tantissimo a fare le cose come si devono,
Allora che cosa succedeva? Succedeva che nell'indagine della direzione distrettuale antimafia partivano tutte queste lettere per vedere se Gian Nicolacione con quale banca aveva rapporti, con quante e con quali, e invece di mandare i messi che non erano affidabili, le cose venivano affidate addirittura alla polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria che fa praticamente il servizio che fanno i messi per fare le notifiche invece di andare a fare le indagini. Ma solo recentemente, dopo 18 anni, si è riuscito ad ottenere un collegamento diretto da parte della Direzione Nazionale Antimafia con questa banca dati. Questa banca dati non è che quello che sta lì, il procuratore antimafia, si mette lì al computer e va a vedere se sul conto corrente di Gian Nicolacione c'è 10 o c'è 100. Non può vedere l'estratto conto. Vede soltanto col codice fiscale quanti rapporti ha e che tipo di rapporti ha. E allora si fa un quadro. Allora poi dopo scatta l'indagine sugli estratti conta per andare a vedere che cosa c'è nei conti correnti. L'abolizione dei soldi. Se abolissimo la carta moneta, perché questa qui è una domanda secondo me più al discorso è legato molto al discorso del signoraggio, che è una cosa che noi con TV Radicale dobbiamo affrontare e dobbiamo assolutamente aprire uno spazio su questo. La risposta secondo me è no. Allora, l'abolizione della carta moneta non cambierebbe nulla alle mafie, innanzitutto perché l'abolizione della carta moneta creerebbe tutta una serie di problemi o un cambiamento copernicano su quello che sono proprio le attività nostre quotidiane. Purtroppo far diventare tutto elettronico non è una cosa che nel breve si può attuare. Quello che si può fare però è abbassare ulteriormente la soglia dei pagamenti, che oggi è a 2.500 euro e che secondo me potrebbe essere abbassata addirittura fino a 100 euro. Cioè, se noi abbassassimo la soglia dell'uso del contante, cioè il divieto dell'uso del contante a 100 euro, per cui tutti i pagamenti tracciati con le carte di credito, col bancomat, con le carte prepagate, allora sì, possiamo mettere in piedi un sistema di controllo più stringente per andare a controllare determinati flussi finanziari e sicuramente contrastare un po' più efficacemente il riciclaggio del denaro. Però teniamoci sempre a mente che il grosso riciclaggio del denaro non passa attraverso le attività commerciali, perché le attività commerciali dei mafiosi sono anche difficili da individuare, perché vengono utilizzate società dove dietro ci sono i famosi prestanome, persone pulite. Il grosso del riciclaggio avviene sui paradisi fiscali, ecco la famosa azione combinata. Non c'è soltanto una soluzione, per esempio azzerare oppure tenere una soglia sull'uso del contante molto bassa, 100 euro, che sarebbe una soglia bassissima, no? Non batterebbe completamente il problema del riciclaggio se non lo combiniamo con le azioni sui paradisi fiscali, quindi su quella possibilità di andare alle isole Cayman con un pacco di soldi in contanti, depositarlo e nessuno mi dice niente. Capisci quello che voglio dire, Gianni? Certo, certo. E di riflesso chiaramente sul nostro web ascoltatore al quale sto rispondendo. Certo. Sì, cioè, avere la possibilità che io 1 milione di euro, se passo a Ponte Chiasso con 1 milione di euro in contanti, nel momento in cui sto in Svizzera, io questo milione lo posso andare a depositare in una banca svizzera o in una banca italiana presso un istituto svizzero. Guarda, ti voglio dire l'ultimo esempio, perché ci sono rimasti gli ultimi 3 minuti prima di una leggera euforia. Intanto sì, se Roberto ci ascolta magari si inserisce, così ci controllo un po' il collegamento con Claudia Sterzi. L'ultima cosa che ti volevo dire è, ad esempio, com'è che si muovono i soldi, con un esempio pratico. Il narcotrafficante utilizza un broker, per cui già il rischio lo spalma, perché il broker poi ha una sua commissione, su una partita di droga. 1.000 chili, una tonnellata di cocaina. Allora, il narcotrafficante ci mette i soldi, il broker ci mette il lavoro e si prende una parte dei soldi, quindi già il narcotrafficante è sganciato dall'affare diretto, per cui a livello penale ha già una certa protezione, perché il broker utilizza delle precauzioni molto forti. Il pagamento che viene fatto
della partita viene fatto estero su estero attraverso i famosi paradisi fiscali. Allora, che ne so, quello che il narcotrafficante, che coincide generalmente, non so, con la cosca mafiosa di Platì, giusto per fare un nome, no? Non è sì. quella che poi dopo va a commercializzare sulle varie piazze italiane i 1000 chili, non li va a, diciamo, a spacciare direttamente attraverso un'organizzazione, ma i 1000 chili che arrivano li va a cedere a blocchetti più piccoli alle organizzazioni che spacciano, e le organizzazioni sono sempre più fatte dai poveri disperati stranieri, e qui apriamo praticamente la manovalanza espressa immigrazione dell'immigrazione clandestina, qui un capitolo che meriterebbe una cosa proprio a sé. Allora, che succede? Il pagamento da parte dell'organizzazione che spaccia su piazza al narcotrafficante che ha utilizzato il broker avviene estero su estero. I soldi mi vanno, io sono il narcotrafficante in un paradiso fiscale, alle isole Cayman oppure a San Lucia, ne abbiamo sentito tante, no? Perché sì, lì puoi aprire le famose società, voglio dire che non diciamo il nome, ma avete capito tutto. E quindi io mi ritrovo un pacco di milioni su una banca, non lo so, di un paradiso fiscale, San Lucia. Allora, che cosa faccio? Puta caso, a San Lucia, cioè, tu non è che trovi le banche di San Lucia, cioè, nei paradisi fiscali tu trovi le banche, le trovi tutte. Trovi i più grandi istituti internazionali, trovi anche le banche italiane. Qui, voglio dire, c'è da stabilire pure una cosa. Le banche italiane che ci fanno? Perché hanno una filiale nei paradisi fiscali? Se attraverso i paradisi fiscali si possono fare soltanto pochissime operazioni lecite e tutte le altre operazioni sono illecite, anche questo bisognerebbe andarlo a una presenza quantomeno sospetta, questo intendi? Ma questo, guarda, è una domanda che si è posta in commissione antimafia addirittura Draghi, facendo l'osservazione, dice: guarda, sono veramente poche le operazioni legali che si possono fare in un paradiso fiscale, noi non riusciamo a spiegarci queste banche, cioè le più grandi banche italiane ci devono spiegare perché hanno tutti la rappresentanza nei paradisi fiscali. Allora, che succede? Uno dei motivi del perché questa presenza, se io sono il famoso narcotrafficante, intendiamoci, noi stiamo facendo un esempio di scuola, poi è una mera ipotesi, noi non lo sappiamo se effettivamente funziona così, però le ipotesi si possono fare, non infangano il nome di nessuno. La paccata di milioni dei famosi 1000 chili di cocaina mi vengono pagati in un paradiso fiscale, i soldi finiscono in un conto corrente di una banca. Come faccio ad avere i soldi in Italia? In contanti? Certo che no, attraverso le garanzie. Ecco perché il discorso della carta moneta è inefficace, perché io muovo le garanzie. Allora mi faccio fare una fideiussione da 10 milioni di euro su una banca italiana, la quale questa fideiussione me la rigira spezzettata ai fornitori, e io mi vado a comprare un albergo, mi vado a costruirlo, me lo vado a costruire l'albergo, capito? Cioè, in pratica quello che tu intendi, tanto per spiegare, è che comunque c'è sempre un bene commerciabile di scambio. Che no, sia, guarda, la carta moneta, che fossero le regole mille anni fa, o oggi appunto la fideiussione. Aspetta Gianni, voglio essere chiaro: se mi arriva una fideiussione in Italia di una banca anche estera, la banca estera che nel paradiso, che ha sede, che ha la filiale nel paradiso fiscale, la banca estera dalla sua sede centrale, New York per esempio, su una banca italiana a Roma emette una fideiussione in cui dice: Marco Marchese, ecco, io faccio una fiduzione, garantisco per 10 milioni di euro, perché se lui non ve li restituisce, perché Marco Marchese gli servono 10 milioni di euro per costruirsi un albergo o per comprare, che ne so, un'attività commerciale, un centro commerciale, allora io chiedo un prestito in Italia e a garanzia ci metto la fiduzione che mi viene attraverso la filiale del paradiso fiscale di un'altra banca o della stessa banca, perché lì ci ho depositato i soldi in contanti. Allora io non li ho mossi i soldi dal mio paradiso fiscale, ho fatto muovere solo la garanzia, e questo qui non rientra nella normativa antiriciclaggio e quindi sfugge completamente. Allora tu c'hai questi famosi imprenditori misteriosi a Cosenza,
stanno costruendo centinaia di case, hanno costruito tanti di quei palazzi che possono contenere qualcosa come più di 20.000 persone. Cioè, in una città, un'area urbana, Rende, Cosenza e Montaltofugo, che è un'area urbana di circa 100.000 persone, hanno costruito negli ultimi 5 anni alloggi per altri 20.000. C'è un qualche cosa. Tu vai a vedere i dati dell'Istat, negli ultimi 5 anni non si sono assolutamente mossi i dati dei residenti, anzi sono nel comune di Cosenza addirittura diminuiti, nel comune di Rende qualcosa è aumentato, però si pareggiano. E allora tu ti domandi, ma per chi li hanno costruiti tutti questi alloggi? E perché li hanno costruiti? Per riciclare, perché poi dopo tu, l'attività di riciclaggio da parte della Cosca non è che avviene sul fatto che ha e poi dopo venda l'appartamento. Su una previsione o su una pianificazione? Il riciclaggio è un rientro di capitali sporchi che poi viene attraverso, chiaramente sempre con la filiale e la banca compiacente, per quanto riguarda la fornitura del ferro, del cemento, quello che ti fa le piastrelle, quello che ti mette il cesso, quello che ti fa la tinteggiatura, quello che ti fa le ringhiere, quello che ti fa i pavimenti, capito? E questi sono meccanismi poi anche abbastanza rudimentali, ma attraverso i quali noi oggi purtroppo facciamo fatica a difenderci, perché c'è una legislazione che fa acqua da tutte le parti. Allora, è trascorsa la nostra ora, io avrei affrontare un po', avrei voluto leggervi una parte dell'intervento, del dibattito su questa relazione di mezzo termine della Commissione Antimafia, che verrà la prossima settimana molto probabilmente approvata e sarà approvata all'unanimità. Vi volevo leggere una parte, anzi tutto l'intervento del senatore Serra, con una mia chiosa, perché lui ha fatto un'osservazione su Staviano che onestamente non ho nemmeno digerito molto bene, quindi valeva la pena. Però io non so se ci accavalliamo con una leggera euforia, non lo so se Roberto ci sente, si vuole introdurre e ci vuole dire se cambiamo trasmissione, incominciamo con una leggera euforia o meno. Però Roberto non si inserisce, di conseguenza. Sì, eccomi Marco. Marco? Ah, eccoci qua. Sì. Eccomi, ti sentiamo qua. Roberto. Raggiungici, non lo so, in video se vuoi. Sì, sono in video Marco. Io vedo in ritardo sul canale quello che vedono i web spettatori. Naturalmente. Io non credo che... Non ho notizie da parte di Claudia, quindi non lo so se è già arrivata a Roma o meno. Però avrei un documento da mandare della durata di un'ora, quindi non so, ditemi voi cosa è il caso di fare, direttore. Ma io, siccome avevo anche io una delle suggestioni, o meglio degli altri argomenti tratti appunto da questa commissione, che riguardavano prettamente l'aspetto giustizia, sempre prendendo dalle dichiarazioni di Ligotti, ed era abbastanza importante, e a questo punto rimanderei il tutto a una puntata con più ampio margine di tempo per la trattazione. Altre cose che ci vuole dire Marco, facciamo un'ulteriore puntata su questo argomento, e magari, visto che poi insomma anche per i web ascoltatori diventa poi un po' pesante, magari possiamo cambiare argomento, rendere un po' più snello il tutto e mandare appunto questo contributo che hai. Sì, per me va benissimo. Io volevo soltanto magari prendermi qualche minuto, ma siccome Claudia non c'è, adesso mandiamo questo documento, che comunque, se ho capito bene, riguarda in ogni caso l'antiproibizionismo, no? Sì, è uno speciale, una leggera euforia, diciamo. È uno speciale, una leggera euforia. Anche Cana se Puglia. Sì, ho capito, Vito. Noi dovevamo andare stasera un po' in diretta con Claudia con il discorso di Macri, ma evidentemente non è possibile, vabbè. Non la vedo in linea. Non sta su Skype in linea, quindi per il momento è impossibile. Va bene. Allora Gianni, possiamo chiudere qui per il momento, e diamo appuntamento ai web ascoltatori ad una prossima puntata. Io penso che domenica prossima
Penso che domenica prossima molto probabilmente Abolire le mafie non sarà trasmessa, forse ci vorrà la domenica successiva, ma per una questione credo di intasamento di palinsesto di cui già parlavamo, se ricordi bene, anche perché domenica prossima poi c'è bisogno di uno spazio sull'amianto che ultimamente abbiamo trascurato. Poi siccome sabato prossimo ci sarà proprio una manifestazione sull'amianto in provincia di Reggio Calabria, dove siamo relatori e di conseguenza c'è materiale per discutere di questa cosa qua, Abolire le mafie probabilmente arriverà fra 2 settimane. Il tempo è veramente volato perché ci sono rimaste delle cose che mi volevi chiedere tu in più. Sì. C'era questa cosa di Achille Serra, come vedi questo argomento è un argomento che prende veramente tantissimo tempo e ce lo porteremo dietro per le prossime settimane. Quindi, caro direttore, decidi tu in diretta la modifica. Sì, 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 no, ho detto io sarei per... Cominciamo. No, io sarei per appunto agevolare un cambio appunto di argomento, ma anche per mandare delle immagini. Abbiamo parlato di cose abbastanza importanti e anche abbastanza insomma impegnative per seguire. Quindi, insomma, un po' nell'ottica anche del nostro palinsesto, diciamo, avvicendare argomenti in termini di tempi che non vanno oltre massimo l'ora, insomma, e quindi insomma sarei appunto per mandare questo contributo. Bene, sono d'accordo chiaramente pure io, per cui approfitto per salutare tutti i nostri web ascoltatori. Con Abolire le mafie ci sentiamo più o meno fra 2 settimane, poi non è detto, può darsi anche già la prossima settimana, però attraverso il nostro sito internet, Facebook e tutti i nostri canali di comunicazione, e sarà facilissimo informarsi sul palinsesto della prossima domenica. Con questo, Gianni, se tu sei d'accordo, salutiamo tutti, passiamo la linea. Riguarda la diretta, sì. Esatto, salutiamo anche... Bene ragazzi, allora riprendo la linea dallo studio di Lecce, ritorniamo, salutiamo Marco Marchese e Gianni Colacione, ritorniamo nello studio e stiamo per mandare in onda un documento originale, nel senso che non è mai stato trasmesso da TV Radicale, e si riferisce ad una manifestazione che si è svolta appunto ieri, ma non voglio anticiparvi nulla, tanto il video lo vedrete, è assolutamente chiaro sotto ogni punto di vista. Quindi a questo punto un attimo solo di pazienza, il tempo tecnico da poter